Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuto in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Allora, sono arrivato fino a quello che è il punto appena prima di Redout. E vediamo cosa ci aspetta. Ah, non ho picchiato nessuno nel mentre perché non volevo tornare indietro ai porti e volevo cercare di cavarmela il più in fretta possibile. Per cui ci sono parecchie zone che ho lasciato ai cultisti per strada e aia, mi sembra che non siamo messi bene, sai? È tutto in fiamme, è tutto che brucia. Andiamo al faro, ma mi sa che la situazione non è splendida. Oh! Qua c'è un Captain Slog. Che mi pare che quelli rossini qua fossero quelli che ti davano. Yes. Bueno. E vediamo cosa ci aspetta. Allora, siete stati tutti distrutti dalla lava che scende giù dal vulcano e la descrizione della presenza del culto di Voltare è assolutamente un sottovalutare la situazione. Ci sono navi del culto dappertutto e hanno controllato e hanno catturato questa regione come loro. Dovresti dire qualcosa su riguardo a questo. Ah, ok. Dobbiamo eliminarli. Cosa facciamo? Sono tre pirati più un Mega Cthulhu. Facciamolo. Speriamo di riuscire. Ho avuto un po' di problemi con gli ultimi combattimenti, per cui spero di essere ancora all'altezza di quello che sono le aspettative. Allora, pim, pum, pam. Pim. No, facciamo così. Pim. E vediamo un po' di fare il possibile. Vabbè, tu intanto carica qua che non si sa mai. Qui c'è appena c'è bisogno di riparare, ti spedisco a riparare, ma ecco. Appena detto. Tu curati. E poi cura lui. Voglio avere tutti in forma adesso che arrivano gli Alifron. Ecco, allora. Uno. E l'altro è qua. Aspetta. Tu. Picchia. Curalo così almeno siamo tranquilli. Quelli che esplodono? No. Quindi tu vai qua, tu cura questo, tu torna al tuo lavoro. Ok. Tu ripara un poco, visto che sei bravo a riparare. Cioè no, visto che è scarso a riparare, glielo facciamo allenare un po'. E dai, non abbiamo avuto neanche particolari problemi. Un po' di danno allo scafo, ma nulla di che. Data. Spero più che altro che avremo modo di riparare al porto una volta liberatici di questi tizi. Perché ne abbiamo ancora tre da tirare giù. Allora, dove sono? Su in cima. Vieni qua per il pampino. Ok. Per il pampino. Allora, qua. 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 E qua. Tu aiuta a sparare. Ok. Aiuta qua. Ok, spegni.
Come già gli Alifron adesso. Ok, quindi tu. E qua gli altri. Sì, questo sto sparando, l'altro sto sparando. Ok. Allora, uno è là e se ne occupa lui. L'altro dove. Ah, ok, sempre qua. Scusate, ma spegniamo un posto incendio o no? Allora, spostatevi. Che quello esplode adesso. Tu, ok. Cura il tizio. Cura il tizio. Tu vai a spegnere. Tu vai qua. Tu ripara, va. Che le vele. No, non volevo questo, volevo il tizio. Vai qua dal tuo amico. No, spegni, spegni. Gli incendi sono un casino da gestire, effettivamente. Spegni, 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 spegni. Ok, è andata. Abbiamo perso davvero pochissimo di scafo questo giro. Meglio così. Vedo comunque che continua a dire OBS che ha un po' di problemi con la registrazione. Non. Spero che non ci siano casini seri. Oh, pigliamo del pesce già che siamo qua, dai. No, non voglio disturbare degli squali in questo momento che dobbiamo farcela già con i cultisti. Gli altri erano qua sotto, vero? Sì, giù in fondo proprio. E poi ci arriverà il Krakenone in faccia. Ciao! Allora, boom. 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 Vattene. No, vai a curare qua. Vai a riparare. Vai a. Là, ok. E che cos'è? Vai qua, vai qua. Ripara. Ah, li frona adesso? E arrivano tutti e due là, tra l'altro. Che casino. Allora. Ah no, ok, uno è qua e l'altro qua. Bueno. Andata? È andata. Adesso abbiamo quella un po' più seria. Teoricamente. Riparate, riparate. Ok. Eccolo. Ciao. Allora, sì, tu dai una mano qua intanto.
Poi vediamo dove assegnarti. Vai qua. Cavolo, ho sbagliato. No, l'ho mancato, mi sa di nuovo. Dov'è mo? Niente. Oh, sta parte qua con i tentacolini non mi piace. Basta, ma mi sta sfondando di brutto qua. Non siamo per niente messi bene in questo momento. Ci sputa gli iPhone addosso, ovvio. Ho detto comunque che non mi piaceva fare con i tentacolini, qua rischiamo di morire fortissimo. Lui sarà anche a metà vita, ma noi è meno. Molto meno. Basta con sti tentacolini del manga. Ci affondano, ci affondano. Cavolo, niente, è persa, è persa. È andata.
Brutte storie, ragazzi. Ok. Siamo nei guai. Tutti uguali. Cosa ci mettiamo di meno? Vai. Ok, continuiamo a consumare cibo. Uno squalo. Consumiamo cibo. Dai, basta. Quanto cibo stiamo consumando? C'è qualcuno che ci trova? Abbiamo perso 300 di cibo. Ok, abbiamo beccato degli uccelli. Sì, le stelle sono belle, ma scusate, stiamo consumando cibo come un... in quantità industriale, che cavolo. Perdiamo cibo e perdiamo morale. Qua continuiamo ad avere fame, abbiamo mangiato metà delle nostre scorte di cibo in... Niente. Nulla ancora. Si è morti. Ha detto che è un posto popolare di pesca, sono 3 giorni e non aveva visto nessuno. Nulla, eh? Ok, un po' di cibo, ma intanto... In 3 giorni abbiamo consumato quanto in 1.000 mesi, praticamente. In 6 ore finiamo il cibo. Avevamo 1.100 di pesce, è normale che... Oh. È rotto, avevamo così tanto pesce. Avremmo potuto sopravvivere per mesi. Meno 30, meno 40, niente. Ok,
Uno è morto. Motivo di respiro in un game over. Meno 2. Ci hanno preso giusto per essere distrutti da un altro Kraken. Meglio game over a quel punto. Non commento perché sono desolato. Aspetto la fine. Perché nulla ha più senso ormai. Nulla. Nulla. Tutto distrutto da un Kraken. Un altro morto. Non prenderò la sciarpa questa volta. Due sono andati. Ne restano solo più quattro. Niente, non è riuscito a morire neanche. Andiamo. La fine. Alla fine è andata, perso, distrutto. La sciarpa di salvataggio è la cosa più rotta del mondo, comunque. Ma di nuovo?
Non vogliono farmi perdere. Ok, dov'è che era l'ultimo salvataggio? Era un sacco di tempo fa, tipo 2 episodi fa. È stata una sofferenza unica questo video. Qua dove chiedeva... Ah, quando ancora dovevamo andare... Quando ancora dovevamo andare qua. Quindi manca questo, manca parlare con il tizio. GG ragazzi, lo rifarò tutto off camera. Ciao, buona giornata. Non mi piace per sostenermi in questo momento.